TM8000, che è la IO9000, che è la IO9000T, hanno a loro disposizione una web page interna allo strumento dove posso fare la lettura dei valori real time, vedere quello che è il diagramma fasoriale, quindi tensioni e correnti, i diagrammi armonici e la tabella di reportistica secondo le N5160. Posso inoltre, come detto, analizzare la forma d'onda qualora questa sia stata registrata. I dispositivi PM8000 Ion hanno questa capacità e le forme d'onda vengono salvate all'interno del dispositivo stesso in formato COMTRADE. Qualora non volessi utilizzare la web page dello strumento, ma avessi già di mio un software, terze parti, ne esistono anche dei gratuiti, per l'analisi delle forme d'onda, posso entrare nel sito dell'FTP dello strumento ed estrarre i dati, estrarre i file in formato COMTRADE o formato standard di analisi per renderli visibili poi in un altro software. Quindi, quando abbiamo questi dispositivi, come detto, abbiamo dei dati derivati dalla misura che dovevo poi analizzare e valorizzare e dargli un significato. Per aiutarci in questa operazione potremmo dotarci di un'analisi avanzata fatta con strumenti software. Quello che andremo a vedere ora in queste poche slide è un dettaglio su Power Monitoring Expert. Power Monitoring Expert è il nostro software di punta per il monitoraggio energetico, quindi non solo elettrico, ma di tutti i vettori, wages, water, air, gas, electricity, steam. Ed è inoltre il software che è risultato conforme all'ISO 50001 per l'efficienza energetica. Quindi, qualora un cliente volesse dotarsi, volesse certificarsi ISO 50001, se acquista il nostro software che è già ISO certificato ISO 50001 per il suo sistema di cruscotti energetici e di reportistica, può facilmente ottenere la certificazione dimostrando appunto di utilizzare degli strumenti certificati. È un software che ha un'architettura abbastanza semplice, tutti i dispositivi devono essere connessi su una rete Ethernet, qualora i dispositivi siano con comunicazione Modbus seriale, basterà installare un convertitore, un gateway, parla in protocollo Modbus, quindi protocollo aperto, e ha la capacità di parlare in protocollo Ion. Inoltre è basato su un database di tipo Microsoft SQL che consente la storicizzazione dei dati. E poi tutta la visualizzazione viene fatta tramite web application. Potrò quindi, tramite il software Power Monitoring Expert, crearmi delle dashboard, dei cruscotti energetici, dove potrò inserire gadget, quindi dei grafici di diversa natura, come grafici a torta, istogrammi periodo su periodo, diagramma Sankey che mi mostra come l'energia viene consumata all'interno del sito o mappe di calore. Quindi grafici appunto per tutte le mie analisi di vettori wages, ma anche grafici come l'immagine in alto a destra, dove posso calcolare l'impatto ad esempio di uno scarso fattore di potenza o dove posso riassumere quelli che sono stati gli eventi di power quality e quanto questi hanno inciso. Il software è dotato inoltre di una pagina di pagine grafiche dove posso sviluppare ad esempio una planimetria del sito o un diagramma unifilare. Tramite clic sugli strumenti posso andare a leggere i valori real time per gli strumenti Schneider Electric, gli strumenti comunicanti a protocollo Ion. È inoltre possibile vedere se nel caso ci sia stato un disturbo, quella che è la direzione di disturbo, lo vedete indicato da quella freccia arancione. Qualora lo strumento non sia Schneider Electric, non sarà possibile rilevare la direzione di disturbo, ma sarà lo stesso possibile avere un'immagine dello strumento, avere e creare una sorta di pagina grafica dove leggere i valori dello strumento in real time. Posso avere delle pagine dedicate al riassunto di tutti gli eventi di Power Quality tramite il software Power Monitoring Expert. Quindi in una schermata mi sarà possibile vedere nell'ultimo periodo, in questo caso nell'ultimo anno, quelli che sono stati le
gli eventi di power quality, se ce ne sono stati, quanto hanno impattato. Oppure, tramite la scheda allarmi, posso analizzare gli allarmi di qualsiasi tipo, che possono essere allarmi di tipo dispositivo, quindi che mi arrivano direttamente dal dispositivo, o allarmi di tipo software. Magari mi imposto un allarme qualora stia superando una certa soglia di prelievo. Gli allarmi dispositivo, nei dispositivi Ion, per i dispositivi Ion si intendono anche quegli allarmi di power quality. Quindi, qualora veda un allarme di power quality nella mia lista allarmi, io cliccandoci posso entrare e vedere il diagramma di tolleranza tramite la curva CBEMA, o posso addirittura estrarre dal dispositivo quella che è la forma tonda, come vi dicevo, per ulteriori analisi con diagramma fasoriale e diagramma armonico. Inoltre, nell'ultima versione di Power Monitoring Expert è stato introdotto il calcolo delle perdite di carico. Il motivo principale per cui la Power Quality è considerata qualcosa di nicchia da molti clienti finali è che non hanno, a parte per i fattori di potenza, percezione di quanto questa incida nelle normali operazioni del sito. Quindi, con Power Monitoring Expert è possibile, tramite le informazioni rilevate dai nostri dispositivi, avere un'indicazione di quella che è la perdita di carico in seguito ad un evento di power quality. Qui, ad esempio, vediamo un sag, un buco di tensione che ha portato a una perdita di carico del 6%. Questo qui aiuta appunto i clienti a rendersi conto di quello che è l'effetto di un evento di power quality. Tornando al discorso Ion 9000, Ion 9000T, anche qui vedete lo stesso evento visto tramite l'analisi degli allarmi in Power Monitoring Expert, visto da una Ion 9000 e visto da una Ion 9000T. Come vedete, i valori di ampiezza di tensione e di durata sono molto diversi, proprio perché la Ion 9000T riesce a campionare 200.000 volte per ciclo. Tramite software Power Monitoring Expert è inoltre possibile generare dei report. Esistono circa una trentina di modelli di report preconfigurati già nella versione base. Questi report possono essere generati a video e salvati poi in PDF o in Excel, o possono essere anche generati automaticamente, periodicamente o su evento, e possono essere inviati via mail o salvati in una cartella, sempre in formato PDF ed Excel. Concentrandoci sul tema Power Quality, vediamo che il Power Monitoring Expert mette a disposizione sette tipologie di report. Ogni tipologia di report incorpora alcune informazioni. Il report N5160 è uno dei report più completi, in cui riportano tutte le informazioni che mi servono poi appunto per fare un'analisi sul mio impianto e comunque o contestare appunto al distributore la fornitura di energia elettrica. Ed esistono poi dei report di riassunto, come può essere il Power Quality Analysis Report, che anch'esso contiene gran parte delle informazioni e quanto queste hanno impattato sul mio sistema. Dicevamo all'inizio, qualora il cliente non sia in grado di fare delle analisi sugli eventi di Power Quality, Schneider può offrire anche un servizio consulenziale, definito Power Advisor, in cui se si sottoscrive il servizio, il PME verrà programmato per inviare i dati ad un software cloud. Questo software di proprietà di Schneider Electric pre-ingegnerizzerà i dati e li invierà poi al Digital Service Hub, che non sono altro che persone con esperienza in tema di Power Quality, che analizzeranno questi dati e daranno dei consigli correttivi al cliente. Le tipologie di report sono di data quality, quindi un report che vada a concentrarsi su quelle che sono le misure fatte non in maniera corretta, magari
ti ha invertiti dei buchi nel database che non permettono un'analisi esatta del dato, e l'Electrical Health Report, che invece è incentrato sul tema power quality. Quindi abbiamo un report dettagliato che mi dice, riassume tutti gli eventi avvenuti sul sistema, e questo report viene poi preso, commentato dai nostri colleghi, e nel commento potranno anche essere dati consigli correttivi. L'installazione di alcune apparecchiature potranno essere proposte per migliorare quella che è la situazione esistente. Parliamo ora di mitigare i problemi di power quality. Schneider può offrire diverse soluzioni a questo scopo. Non parleremo oggi di UPS, ma ci concentreremo su banche di condensatori e compensatori o filtri armonici attivi. Schneider Electric ha un'ampia offerta anche in questo tema, può fornire semplici banche di condensatori per il rifasamento fisso o variabile, oppure strumenti di correzione attiva. Possono essere filtri armonici attivi come l'Accuzyme PCSN o PCS Plus. La differenza tra i due fondamentalmente è il settore di applicazione, e che il PCSN riesce a compensare le armoniche di neutro, ma lo vedremo dopo in dettaglio. Oppure l'Accuzyme PFV Plus, che a differenza del PCS e PCSN non fa compensazione armonica, ma fa iniezione di energia reattiva, quindi un dispositivo per compensare il fattore di potenza, ma per farlo in maniera attiva tramite circuiti elettronici e non con i banchi di condensatori. Tornando sempre agli esempi iniziali, sappiamo che con un input sinusoidale da parte del fornitore, in presenza di un carico come un motore, quindi resistivo induttivo, avremo una corrente in ritardo rispetto alla tensione. Come posso risolvere questa situazione? Posso farlo o con un banco di condensatori della famiglia Varset, oppure con il prodotto Accuzyme PFV Plus. Quando invece ho come carico un dispositivo non lineare, che come detto rappresentano la maggior parte dei carichi presenti, luce LED o inverter, la forma d'onda non sarà solo in anticipo o in ritardo rispetto a quella forma di corrente, sarà solo in anticipo e in ritardo rispetto a quella di tensione, ma sarà anche distorta. Dovremmo quindi cercare di compensare quelle armoniche, e possiamo farlo con i filtri Accuzyme PCS Plus o PCSN. Partiamo con i condensatori Varset e vi presento quella che è la gamma di condensatori. Il Varset Easy è il più entry level, quindi ha una potenza ridotta ed è dedicato ad impianti con poca se non nulla distorsione armonica, quindi ha un campo di applicazione un po' limitato. E poi abbiamo una famiglia, la famiglia Varset, che può essere con o senza detuned reactor. Le taglie vanno fino a 1200 kW, senza detuned reactor sono consigliati per siti con poca distorsione armonica, quindi fino al 4% in tensione, con detuned reactor invece per siti con distorsione armonica più pesante. Può essere siti industriali per la saldatura, dove c'è un elevato numero di azionamenti a frequenza variabile e quindi presenza di grossa presenza di contenuto armonico. Per utenti invece dove la distorsione armonica sia anche superiore, è consigliata l'installazione dei varset che vadano ad eliminare quello che è lo zoccolo duro di energia reattiva, ma soprattutto anche di un Accuzyme, in modo da compensare le armoniche ed evitare di disturbare i condensatori e i banchi di condensatori. Il nostro catalogo è abbastanza chiaro, c'è la scelta tra compensazione fissa e automatica,
E poi c'è la scelta in base al livello di inquinamento, in termini armonico, della rete. Il primo rapporto di scelta, il rapporto GH su SN, è praticamente GH corrisponde alla somma delle potenze di tutti i carichi non lineari rispetto alla potenza del trasformatore. Qualora conosciate già il livello armonico, tramite QR code o con il link potete entrare nel sito dove trovate, nel sito corporate, dove trovate il selettore. Già, quindi tramite scelta step by step potete trovare il banco che possa fare il caso vostro. Come dicevamo, gamma di scelta fino ai 1150 kV/A. Nella parte bassa del piano cartesiano abbiamo i VAR settisi per rete praticamente non inquinata da armoniche. La gamma centrale è rappresentata dai VAR set per rete poco inquinata, e poi abbiamo il VARSET invece per rete inquinata per applicazioni critiche, sempre comunque rimanendo con un valore di distorsione armonica totale in tensione inferiore o uguale al 7%. Al di sopra è consigliabile l'installazione, chiamiamola ibrida, di VARSET più Accusign. Entrando nel dettaglio di VARSET, sappiamo che sono dotati di un controllore in grado di far protezione appunto da distorsioni armoniche e sovratensioni. I singoli gradini sono protetti da sovraccarico e cortocircuito. Ci sono le sonde di temperatura all'interno sulle tuned reactor. I condensatori sono Schneider Electric. Tutto il banco è Schneider Electric. Quindi stiamo parlando di un banco fatto e finito con componentistica tutta Schneider Electric, ed è possibile scegliere se avere l'interruttore o meno generale. Sono presenti altre sonde di temperatura, quindi c'è un monitoraggio appunto della temperatura con l'accensione delle ventole in caso questa superi un certo livello, naturalmente le griglie di protezione per la sicurezza degli operatori. I banchi sono di tipo IK10, quindi contro gli shock meccanici, e possono arrivare ai P30, addirittura ai P54 per ambienti particolari. Le performance dei condensatori sono garantite, e la manutenzione appunto è data, è fattibile in maniera semplice grazie appunto al pannellino operatore che c'è già a bordo del banco. Inoltre, essendo tutti i prodotti Schneider Electric, vengono sottoposti e vengono prodotti in ambienti conformi all'ISO 9001-14001. Tutti i banchi vengono testati e i risultati vengono forniti appunto con il banco stesso ai clienti. Dicevamo 100% Schneider Electric, quindi tutta componentistica Schneider all'interno del banco, e vengono già dotati di manuale e comunque tramite pannello operatore molto semplice la messa in servizio, perché c'è l'autoriconoscimento dei gradini, l'autoriconoscimento della polarità, e poi a livello installativo è molto facile perché è possibile ordinare il modello con l'arrivo cavi da sopra e da sotto. Inoltre, tutti i nostri banchi di condensatori sono appunto dotati di pannello operatore con monitoraggio fino alla 19ª armonica, con comunicazione Modbus, per renderne semplice integrabilità su software di supervisione, e la possibilità di impostare un COSFI obiettivo direttamente da supervisione. Quindi da un COSFI suo base è possibile impostare un secondo COSFI e avere poi tramite o da supervisione appunto o da pannello operatore selezionare quello che è il COSFI obiettivo da seguire. Questo per quanto riguarda la correzione del fattore di potenza fatta in maniera classica, passiva, con banche di condensatori. Abbiamo poi, come dicevamo, una gamma, una famiglia che è detta Accusign per quella che è la compensazione attiva dei fenomeni. Come funziona?
A differenza degli UPS, di cui non parliamo qui, che vengono installati solitamente in serie ai carichi sensibili per proteggere i carichi sensibili dai disturbi e per garantire un'alimentazione costante ai carichi stessi, i prodotti della famiglia Acusan, quindi il filtraggio armonico attivo, funziona installando il dispositivo in parallelo ai carichi non lineari che generano un disturbo armonico. Tramite i suoi trasformatori di corrente, l'Acusign sarà in grado di rilevare quello che è il disturbo presente nella rete ed iniettare in circa mezzo ciclo, un disturbo, chiamiamolo un disturbo contrario, tale da avere un effetto di cancellazione e avere all'uscita una forma d'onda perfettamente sinusoidale. Questo grafico. Questa immagine, presa dal pannellino di un oscilloscopio, vi fa ben capire com'è la situazione prima di un banco Acusign e dopo l'inserzione in parallelo appunto di un dispositivo Acusign. Come vedete c'è un po' di rumore, ma comunque abbiamo reso praticamente sinusoidale. E vi ho detto lo fa in mezzo ciclo, la forma d'onda risultante. La gamma è divisibile in tre famiglie: gli Acusa MPCS Plus per le cancellazioni delle armoniche di fase, per impianti trifase, fanno compensazione anche dei fattori di potenza grazie appunto all'iniezione, grazie appunto alla cancellazione di armoniche, bilanciamento dei carichi principali, la correzione dei flicker. Sono scalabili, installabili in parallelo e sono forniti in moduli da 60, 120, 200 e 300 ampere per arrivare fino a 3000 ampere. Sono naturalmente anche questi integrabili in Modbus. Gli Acusa MPCSN fanno cancellazione di armoniche di fase e di neutro, compensazione di fattori di potenza, bilanciamento di carichi. Scalabili anche questi, modelli da 20, 30, 50, 60 ampere per arrivare fino a 720 ampere. Esiste anche l'Acusa in PCSN con la possibilità di installarlo all'interno di un rack. Infine i PFW Plus che non fanno compensazione armonica, ma fanno compensazione elettronica dell'energia reattiva, quindi non tramite condensatori. Questo vuol dire che possono regolare il fattore di potenza in termini capacitivo e induttivo, che sono istantanei perché gli Acusa in PFW Plus riescono ad arrivare a un quarto di ciclo per la compensazione di energia reattiva e sono stepless, hanno una risoluzione praticamente infinita e non sono soggetti appunto ai gradini. Correzione dei flicker, integrabilità Modbus e sono consigliabili e preferibili qualora siamo in un ambiente con una forte distorsione armonica e non sia possibile utilizzare direttamente dei VARSET. Giusto per riassumere le caratteristiche principali dei PCS Plus e PCSN, Schneider ha una grossa esperienza nella produzione di filtri attivi. Le peculiarità dei dispositivi stessi è che sono quelle che vedete qui, cioè hanno un set point programmabile e può essere programmato sia in THDI, quindi in corrente, che in tensione, e posso scegliere quale dei due farli seguire. Sono quindi Si sposano quindi bene con le richieste o con le esigenze da parte del cliente. Posso scegliere quanto dedicare alla correzione della compensazione armonica e quanto dedicare invece alla compensazione del fattore di potenza. Riducono armoniche fino all'ordine 50 ai livelli inferiori al 3%. Hanno nel loro caso un tempo di intervento inferiore ai 2 cicli per la compensazione armonica a mezzo ciclo per l'energia reattiva, mi scuso per l'informazione data prima, ricordavo male il valore. Il pannello operatore a diversi livelli di accesso è protetto da password. Possono funzionare in parallelo e funzionano in parallelo tramite un bus di comunicazione, quindi solo con una connessione di TA, quando ho la necessità di avere più banchi in parallelo. Ho solo i TA connessi in unità master, poi tramite bus loro riescono a
capire quando devono essere inseriti autonomamente, appunto per compensare il livello di corrente armonica. Molto efficienti e sono conformi a tutti gli standard. Gli Accusign possono arrivare a un livello di protezione IP32 e IP54 solo nella versione PCS Plus. PCSN, che ha taglie ridotte, è destinato ad un mercato terziario, e a causa di questo non viene dato con un grado di protezione più elevato dell'IP20, perché può essere comunque dimensioni inferiori, può essere installato in un armadio con un grado di protezione IP54. Il PFV invece ha un tempo di intervento per l'energia reattiva naturalmente inferiore al quarto di ciclo. Il pannello operatore sempre con protezione a password, e anche questi appunto singola connessione TA quando sono connessi in parallelo con un'unità master e la possibilità di avere degli slave o il master ridondato. Molto efficienti, anche qui siamo perdite inferiori al 3%, e qui si possono avere anche con un grado di protezione IP54. In questo schema sono riassunti tutti i modelli disponibili della gamma Accusign, e fondamentalmente qui vengono riportate tramite questa tabella quelle che sono le caratteristiche, quindi PCSN fondamentale, armoniche di neutro. Qualora invece debba iniettare energia reattiva, devo per forza orientarmi sul PFV Plus. PCSE Plus e PFV Plus sono destinati a industria pesante, PCSN invece commerciale o comunque industria leggera. Anche qui vedete quelle che sono le destinazioni d'uso dei diversi dispositivi Accusign, quindi l'Accusign PCS Plus principalmente sull'industria pesante, il PCSN principalmente invece sull'industria leggera, che può essere food and beverage o comunque edifici terziari, PFV Plus sempre per l'industria pesante. Cercando di riassumere quindi quanto visto finora, abbiamo parlato di misura, analisi e azione tramite le nostre soluzioni per la compensazione del fattore di potenza e per la compensazione armonica, struttura ciclica, perché anche le soluzioni per la mitigazione degli eventi di power quality possono essere riportate a sistema. Questo è il caso in cui abbiamo riportato ad esempio un banco di condensatori all'interno del software Power Monitoring Expert, quindi posso vedere se i gradini sono inseriti o meno, qual è lo stato di operatività dei gradini stessi e quanto stanno iniettando, diversi indicatori di manutenzione. Per i banchi di condensatori, questa integrazione abbiamo praticamente in tempo zero, in quanto abbiamo già a disposizione naturalmente i driver all'interno del software PME. E qui invece le immagini dell'integrazione di compensatori armonici attivi, quindi Accusign PCSN, dove posso vedere anche qui quanto e come stanno operando. Cercando di fare un recap generale sul tema power quality, è fondamentale il monitoraggio tramite dispositivi. Si parte col PM5000, ma dà informazioni veramente limitate rispetto a quelli e agli eventi che abbiamo analizzato prima. L'analisi tramite software fondamentale, e poi appunto con servizio Power Advisor nel caso in cui il cliente non sia in grado di analizzare la forma d'onda. E poi Schneider ha diverse soluzioni per i buchi di tensione e interruzioni di tensione. Sarebbe opportuno dotarsi di un UPS. Per invece disturbi come flicker, armoniche, fattori di potenza, sbilanciamenti di corrente, si va sulla famiglia Accusign e in alcuni casi per il fattore di potenza appunto con la famiglia Varset. Io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione.
Lascio la palla di nuovo a Patrizio.